insieme a un gruppo di suore, tre suore della Congregazione della Sacra Famiglia, siamo in una parrocchia della diocesi di Nacala che si chiama Namahaka, un territorio molto esteso che conta 70 comunità, 70 piccole cappelle dove esistono comunità cristiane che vanno da una cinquantina di cristiani a 200-300 cristiani. Nero più aria. Amen. Il lavoro che svolgiamo è quello di una pastorale di catechesi, di evangelizzazione, insieme ai laici che lavorano con noi. Contiamo circa 200-230 catechisti nella nostra parrocchia che svolgono il lavoro nelle comunità. È chiaro che un prete, tre suore non possono niente in un'area così vasta se non con la collaborazione importante dei laici, dei ministri. Nel Mozambico intero c'è stata una scoperta di vari minerali, dal petrolio al carbone, alle pietre preziose, eccetera. Anche nell'area della nostra parrocchia sono stati scoperti in vari punti, è stato scoperto l'oro. E questo ha mosso molte persone che dalla provincia e anche fuori dalla provincia, anche da fuori del Mozambico, arrivano per cercare l'oro e, come dicono loro, creare migliori condizioni di vita alla ricerca di quest'oro. Sempre eles, quando chega o mês é quando chegam, para ver ter direito aquele valor. Lavorano in condizioni di pericolo, svolgono un lavoro manuale molto pesante, che porta anche a conseguenze gravi per la salute e anche per la vita. Recentemente, quest'anno, è successo anche un fatto molto grave: un gruppo di minatori stava scavando di notte e sono rimasti sotterrati. Ecco, c'è uno sviluppo, c'è una fortuna che hanno trovato in quest'oro, ma questo purtroppo sta creando altri tipi di problemi. La gente generalmente pensa di poter migliorare le sue condizioni di vita, ma quest'oro che hanno trovato, stiamo notando, sta disgregando le famiglie, sta creando situazioni di violenza, di assalti, e quindi quello che da fuori potrebbe sembrare una cosa buona, purtroppo crea anche delle difficoltà, e noi con la diocesi stiamo cercando che il governo si responsabilizzi per la legalizzazione di questo lavoro e possa dare copertura non solo sanitaria, non solo per la sicurezza, ma anche per l'ambiente e per la società. Materiale.